Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Rosa di Lecce, che ci aiuterà in questa canzone. Vogliamo salutare. Ciao a tutti! È la prima volta che facciamo un video insieme, sì, vero? Sì. È una bravissima cantante e la canzone è il pezzo di Elisa di Sanremo, arrivato secondo. O forse sei tu. O forse sei tu. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare libertà. Bene ragazzi, prima di andare avanti con il video, io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così appena arriva una notifica, appena esce un video, e lo potete guardare subito. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, questo video si compone di tre accordi all'inizio, che sono Re maggiore, quindi sappiamo dove ci sono i due tasti neri, qua a sinistra c'è il Do, accanto Re, Fa diesis, La, ormai il Re maggiore. Poi avremo Sol minore, andiamo ancora avanti, arriviamo al Sol, Si bemolle, Re, il Sol minore, e poi avremo soltanto un altro accordo che è il Sol maggiore. Quindi, anziché con il Si bemolle, con il Si naturale. Sol, Si, Re. E la canzone comincia così, fa prima un giro di accordi. Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora, o forse solamente il cielo quando si colora un po'. Punto si va in un'altra parte dove diciamo che è una sorta di bridge pre ritornello dove si aggiungono nuovi tre accordi che sono il La maggiore, quindi La, Do diesis, Mi, poi troveremo il Mi minore, quindi andiamo indietro, questo è il Mi, Sol, Si ed infine il Si minore. Quindi andiamo ancora indietro, con Do, questo è il Si, Si, Re, Fa diesis. Vi ricordo che l'altezza degli accordi è indifferente, possiamo suonare più in alto o più in basso, ma non cambia il canto. Allora, andiamo in questa parte che parte con il Re. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito, e se domani partirai, portami sempre. Sarò tra le luci di mille città, tra la solita pubblicità, con la scusa per farti un po' ridere. E io sarò quell'istante che ti porterà una piccola felicità, con la stupida voglia di vivere sempre. Riprende come prima con la strofa, vi facciamo ascoltare. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera, sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù, o forse sei tu. E chiedimi tu come stai, riprende tutto il ritornello, ma è uguale a prima, quindi è inutile suonarlo di nuovo. E si arriva a una parte nuova, che è diciamo lo special, che parte in Mi minore, ma gli accordi li abbiamo già trovati tutti, quindi parte con il Mi minore e poi gli altri vedrete che comunque già li conosciamo. E fa così. Mille volte
forse sei tu quell'istante che mi porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere sempre, 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 quella stupida voglia di vivere. E la canzone finisce così. Bene, come abbiamo visto, anche questo era un brano abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Rosa di Lecce. Grazie a te. Per averci aiutato. E vi lascio, come sempre, in descrizione un link dove trovate il testo con gli accordi. Poi altri due link per approdare, diciamo, al pianoforte piano piano, le puntate già esistenti in questo canale, e in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è una puntata su come poterlo fare, quindi vi lascio il link anche di quello in descrizione. Alla prossima puntata. Ciao!